L'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino si conferma sempre più come uno tra gli scali più frequentati d'Europa. Attualmente si vive una fase di crescita costante dei passeggeri, nonché l'incremento di coloro che giungono a Napoli per fini turistici. Ma la clientela dell'aeroporto si contraddistingue anche per una percentuale sempre crescente che frequenta lo scalo per viaggi di lavoro. Per questa ragione la struttura si è dotata di una nuova VIP lounge che offre ai passeggeri in attesa del proprio volo numerosi servizi, tra i quali un punto wifi, la lettura di giornali internazionali e servizi ristorazione. Ascoltiamo Armando Brunini, amministratore delegato di GESAC. Un aeroporto che ha fatto tantissimo per il turismo. Però c'è una percentuale che è quasi il 20% di passeggeri che sono passeggeri d'affari e devo dire negli ultimi anni con la grande crescita che c'è stata la saletta cominciava a essere affollata e quindi abbiamo raddoppiato gli spazi, abbiamo aumentato le sedute, abbiamo potenziato fortemente il catering che è un catering a questo punto di altissimo livello ed è un segnale di attenzione anche al mondo imprenditoriale e professionale di Napoli e della Campania. Intervenuto Gennaro Bronzone della direzione aeroportuale. Con questa infrastruttura mettiamo un nuovo tassello importante a disposizione dei passeggeri che se hanno necessità di stare qualche ora in assoluta tranquillità in un ambiente confortevole, direi anche di alto livello, qui in aeroporto ne hanno la possibilità. La VIP lounge, essenzialmente pensata per chi transita per affari, è stata inaugurata alla presenza del presidente di Confindustria Campania, Ambrogio Prezioso. È un city airport che sta diventando tra i più importanti d'Italia, d'altra parte lo confermano i numeri, più 27% di passeggeri del 2017 sul 2016 e poi addirittura con rotte raddoppiate in 4 anni, per cui lo sapete che è possibile raggiungere molte città europee che prima invece era complicato. E questo decreta anche il successo della nostra città. Intervenuto Pietro Spirito, presidente dell'autorità portuale del Mar Tirreno centrale. Anche il progetto di Capodichino che si integra con Ponte Cagnano e quindi la prospettiva del sistema aeroportuale della Campania si sposa bene col sistema portuale della Campania, perché noi dal 1° gennaio siamo un'autorità di sistema che vede assieme Napoli, Castellammare e Salerno. Ora avremo anche un sistema aeroportuale che vede assieme Capodichino e Ponte Cagnano. Questo sarà un altro valore aggiunto e un'altra ragione più per lavorare assieme.